Combattere la disuguaglianza si può fare è la prima edizione di Oxfam in sala d'armi di Palazzo Vecchio, tre le sezioni distinte tra i migliori reportage giornalistici, i video musicali, gli scatti fotografici. Un premio che per noi segna un passo simbolico anche importante, nel senso noi di diseguaglianza ce ne occupiamo da sempre perché lavoriamo per sconfiggere la povertà e da alcuni anni ci siamo resi conto che la povertà non può essere sconfitta se non si tocca il problema della diseguaglianza, di come il reddito è distribuito all'interno degli stati e di come la ricchezza viene anche distribuita. Ovviamente, oltre al lavoro che viene portato avanti, ci devono essere dei momenti dove si alzano i riflettori, dove si raccontano e dove si premiano sia le buone pratiche, sia chi, lavorando nel mondo della comunicazione, tiene alta l'attenzione su tutta una serie di temi. Noi come amministrazione ovviamente ci siamo, sia per la parte operativa, ma anche per dare visibilità e dare la giusta risonanza a momenti importanti come questi. Comune denominatore le disuguaglianze acuite in questo periodo di pandemia e raccontate con grandiosa semplicità. La canzone parla di Matemù, di come si affronta la diversità dei tantissimi ragazzi e ragazze che attraversano il nostro spazio, che vengono sia da paesi del mondo diversi che da estrazioni sociali e culturali diverse. Tutti quanti siamo diversi e dentro Matemù si esprime una grandissima ricchezza di diversità che viene ritenuta un valore e un'opportunità. Felici che sia stato premiato, felici che la giuria abbia focalizzato la sua attenzione sulla situazione della Calabria, che è una regione che ha 18 ospedali chiusi. È stata un'inchiesta sociale dove abbiamo raccontato anche quelli che a questa situazione in qualche modo si ribellano, e cioè medici, cooperative sociali, suppliscono loro in qualche modo a un welfare che non c'è. All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il segretario dell'ONU Guterres ha aperto dicendo che la disparità nella ripartizione dei vaccini è una oscenità, ha usato questa parola fortissima. Che il nostro compito più importante oggi è raccontare le disuguaglianze, esattamente come fa questo premio.